E un altro anno con Overwatch è passato e lo festeggiamo rigiocando le vecchie modalità e con l'introduzione del workshop. Ci tengo a precisare che questo sarà un video riguardante solo l'anniversario. Infatti per parlare del workshop ho intenzione di fare qualcosa di un po' diverso, ecco. Ma lo si vedrà in un altro video. E direi di partire con i nuovi modelli: Brigitte, Diva, Mei, Pharah, Rodog e per concludere Winston. Anche se ho detto che il video sul workshop lo farò in futuro, oggi faremo una modalità che è stata creata nel workshop, ovvero 8 giocatori tutti contro tutti, Gauntlet eroi. Faccio prima a spiegarla: è come il gioco delle armi, solo con i personaggi. In pratica ogni volta che ucciderai qualcuno passerai all'eroe successivo. Perfetto, si inizia come Kree, io sono più che negato con lui in una mappa addirittura nuova che non ho mai fatto. Ho visto qualcuno? Quanto va scatti? Dovevo... Perfetto, cominciamo bene. Dai, non so usarlo, McCree, dai! Con calma, dai, ce la posso fare. È la prima partita, ma ce la posso fare. Tanto non so neanche... No! Oh, uno l'ho fatto, dai. Dai che non aveva più vita. Ma porca miseria. Lì. Fatta, perfetto. Non mi ricordo i tasti. No, ho sbagliato, era l'altro che volevo fare. Tanto c'è uno che ha già vinto in pratica. Ho sbagliato tasto, porca miseria. Manco riesco a colpirlo, dai. Uno devo colpirne. Oh, fatto. Ma scusami, oh, uno, che ne avessi fatto uno. E neanche con l'ultra. Io ci rinuncio. Non lo so usare, perché ogni volta capisco che... Questa modalità sono tutti gli eroi, però non li so usare. Come si usava lui? Ho premuto il tasto sbagliato. Una freccia dove... Manco una! Gli altre, porca miseria! Oh, fatta! E come l'ho fatta? Neanche uno! Va bene, perfetto! No, fatta! Junkrat! Con lui è già più facile. Ok, magari non contro lui, però... Ma è strabravo se è riuscito a fare già un'uccisione con Mercy. Ok, cambiato! L'ho fatta io! L'ho fatta io! Perfetto! Un altro? Dai! Il recupero! Fatta! Un altro, dai! Fatta! Sto recuperando alla fine, dai! L'ho sbagliato tasto! Non me lo ricordo! Niente, lei non l'ho mai usata. Fra i migliori 4, wow! Va bene, direi di passare a tutti contro tutti deathmatch speculare. In pratica tutti sono lo stesso eroe e penso basti così, no? Ma chi se lo ricorda? No! Vabbè, fatta, dai, fatta, mi accontento. No, sono... Ma pure, davvero, non sono riuscito a ucciderlo. Ma che bastardi però, eh. Ce la faccio, ce la posso fare. Dai, ce la posso fare. No, non era mio quello. Dove? No, l'hanno già fatto. Fatto, non io, giustamente. Cosa è successo? Ah, ogni tot cambia eroe. Cazzo, sono abbastanza nella merda allora. C'ho una mira proprio fantastica. Quasi, dai, quasi il metodo c'era, però bisogna migliorare. Io devo imparare a specializzarmi un po' su tutti gli eroi, perché stare sempre con lo stesso, diciamo, non è che giova molto a queste modalità. Caso che qualcuno passi, ho fatto quasi bene. A parte che stiamo facendo tutti i cecchini, io non so usare nessuno di loro. Giustamente ho sbagliato anche tasto, va bene. Dai, è uccisa, perfetto. Allora ditelo che lo fate apposta, ditelo. Ma non so far niente tanto, ho sbagliato, dai, non lo so usare. Ma dai, era pure fermo. Non ci riesco. Fatto. Ok, è la prima modalità tutti contro tutti che arrivo ultimo. Non per vantarmi, però faccio veramente cacare. Ok, questo era l'anniversario. Il prossimo video, come ho già spiegato, sarà su workshop. Ma dato che ho fatto queste modalità e ho visto che non me la cavo poi così bene, cercherò di fare una modalità che metta in difficoltà gli altri e aiuti me. Perché? Perché sono bastardo biologicamente. Bravo, Sugar. E apriamo questi forzieri dell'anniversario. Ok, sono meglio dei normali forzieri. Dov'è il portafoglio? Un highlight che usa subito. La skin usa. Una posa che non mi piace. E un emote. Ok, usa. Ah, ma aspetta, quello di prima era il forziere d'oro. Niente, rimetto a posto il portafoglio. Ah, infatti non c'è niente dentro, giustamente.
Sì, ma non è che la fai così scenografica e poi non c'è niente dentro, eh? Poi mi dai delle false speranze.